inizia la quinta giornata del campionato di Serie D, girone D, Seravezza, Forlì. Recupera il pallone Podestà, entra in area, prende il fondo, mette il pallone in mezzo, non arriva Benedetti, pallone lì, Bortoletti col sinistro. Palla verso il Rapai, sul mancino, tocco per il piazzato di Schirone. Tutto solo Schirone al centro dell'area, il pallone lungo sul secondo palo, il colpo di testa di Pera. Ancora Viatina, ancora col destro! Stavolta trova l'angolo basso, Alessio Viatina ci aveva provato qualche istante fa. Podestà che non vuole commettere fallo, ce la fa, ruba il pallone, può calciare col mancino. Cavalli, palla in verticale per Zaporiti che fa una cosa pazzesca, aggancia il destro, scheggia il palo. Ora Rapai con il mancino, colpo di testa di Pera. Arriva il corner di Zaporiti, pallone tagliato in mezzo, Benedetti! Buona la trama del Forlì con Ballardini che potrebbe calciare, sceglie invece l'apertura per Kerzo, il cross per Pera, Lago Marzini! Paratissima di Lago Marzini! Finta di calciare Benedetti, palla sul sinistro, Capitanio, calcio di rigore! Parte Benedetti, destro spiazzato, De Gori, e 2-0 di del Seravezza, la firma è di quelle importanti, Lorenzo Benedetti. Con i pugni a mettere il pallone sui piedi di Schirone, ridisegna il cross sul secondo palo, può arrivare Borrelli, contro cross, Pera! 1:20, l'ha già riaperta il Forlì. Col giro a rientrare non voluto, poi Benedetti sul secondo palo, Zaporiti va in cielo. Poi Podestà in mezzo, Viatina! Alto! Il sinistro può liberare la sua velocità sul binario mancino. Bresciani può andare in mezzo, il pallone per Zaporiti che salta Lago Marzini, che salta De Gori. Granaiola, va in porta Granaiola, alto. Bortoletti lo tocca ma non ne resta nella disponibilità. Poi il sinistro di Cavalli. Pallone per mettere il cross, lo salta, Viatina non può intervenire, Kerzo sa entrenare il cross, Lago Marzini interviene, Maccabruni non libera, la palla resta lì, libera Kella col sinistro, scatta sulla fascia, uno contro uno con Ronchi, palla sul sinistro, palla in mezzo, poi Benedetti, 3-1 Seravezza, ghiaccio per partita, Lorenzo Benedetti fa 3-1. Buono il pallone per Cavalli che può andare al cross, Benedetti al volo! Gli recupera il pallone Benedetti, occhio perché può calciare Benedetti! E arriva anche il triplice fischio del direttore Lo Iodice al buon riposo, un buon Seravezza, batte un buon Forlì, 3-1, doppietta di Benedetti e gol in apertura di Viatina.